Senatrice Castellone, cos'è il trauma dei bambini? Perché è importante sottolineare, come diceva lei in conferenza stampa, che molte delle problematiche di povertà educativa alimentare riguardano anche loro, non soltanto le persone anziane. Il trauma dei bambini è un racconto bellissimo che parla, come dicevamo, di un'Italia che non c'è più, ma di un momento che è stato costruito soprattutto da donne che nel dopoguerra si occupavano di accudire i bambini più poveri del nostro paese e trasferirli temporaneamente in alcune regioni in cui potevano essere accolti in famiglie che, nonostante non fossero ricche, però gli mettevano a disposizione tutto ciò che avevano. E quindi, nonostante quell'Italia non ci sia più, i valori che sono raccontati in quel libro, che è stato trasposto in film, e abbiamo infatti presentato il libro insieme alla scrittrice Viola Ardone e insieme anche alla regista che ha fatto la trasposizione cinematografica, Cristina Comencini, abbiamo raccontato come quei valori però siano alla base e siano rappresentino le fondamenta del nostro paese. Si parla di genitorialità, si parla di accoglienza, si parla di inclusione, si parla di valori costituzionali. Infatti in questo racconto abbiamo voluto che ci fosse con noi anche il giudice della Corte Costituzionale, il professor Marco D'Alberti, che proprio insieme a Viola Ardone sta portando avanti un bellissimo progetto di conoscenza e di diffusione, di divulgazione della Costituzione nelle scuole. C'è bisogno, perché è un tema quanto mai attuale, no? La Costituzione come presidio della nostra democrazia. Sì, come presidio e tutela di quei valori fondanti che hanno fatto grande il nostro paese e che devono continuare a farlo grande.